Grazie signora Ministra, è un piacere essere qui oggi al Viminale, un giorno in cui riconfermiamo lo stretto legame che c'è tra Confindustria e il Viminale e, se posso permettermi, un legame personale che ci accomuna dai tempi della nostra esperienza a Milano. La firma del protocollo di oggi è un'azione molto concreta sulla prevenzione proprio per quelli che sono gli effetti devastanti della criminalità organizzata, una criminalità organizzata che minaccia il buon governo delle imprese e minaccia il Paese. Io credo che oggi diamo un esempio di grande responsabilità, un esempio di grande partnership pubblico-privato che è fondamentale proprio per il futuro del Paese e credo che andiamo a lavorare su quel tema, la legalità, che come giustamente ricordava lei è un tema che ci hanno posto proprio pensando a questi giorni, Borsellino, Falcone, un pilastro della nostra società deve essere, ed è un pilastro peraltro che anche le Nazioni Unite riconoscono negli obiettivi di sviluppo sostenibile. Proprio le Nazioni Unite dicono che la legalità è la condizio sine qua non proprio per la competitività, l'attrattività di capitali, le intelligenze, le competenze all'interno di un sistema socio-economico sano. Quindi per noi è veramente un piacere rinnovare questa collaborazione, rinnovarla su un tema così importante e su un tema che ci vedrà tutti coinvolti. Lei l'ha richiamato, che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi poter mettere a disposizione un sistema industriale sano, un sistema industriale che ha a cuore il Paese, lo sviluppo del Paese, la realizzazione di opere importanti per il futuro, e ricordiamo che è il futuro dei nostri figli, Next Generation EU, e quindi stiamo lavorando su qualcosa veramente di fondamentale per il nostro Paese. Ecco, per me credo che è un impegno che mi sentivo personalmente, mi sento da Presidente di Confindustria, e credo che tutti noi abbiamo il dovere di dare questo contributo. E la cosa credo peculiare è che oltre a toccare le singole imprese toccherà i fornitori delle singole imprese, quindi andremo a lavorare anche sulle filiere, e anche questo credo che è un sistema moderno, innovativo, di rapporto tra il sistema delle imprese e il Viminale, e spero sia anche una best practice che possa essere utilizzata anche in altre pubbliche amministrazioni. E quindi grazie ancora a lei, signor Ministro, e a tutta la sua struttura che ha collaborato per arrivare alla realizzazione di questo protocollo. Grazie a te, possiamo procedere alla sottoscrizione. Grazie. Bellissimo, eh? Sono veramente molto contento e molto soddisfatto. Grazie. Bene, veramente. Grazie a tutti.